Fatto. Flop. Fatto. Motore. Fatto. Caffè espresso. Fatto. Quella è la seconda più grande fionda che io abbia mai visto. Ma dovrebbe andare bene. Attenzione, è il comandante che vi parla. In caso di ammaraggio, infilate il giubbotto dalla testa e poi dite saluti e baci. Noi, Arcite, stiamo arrivando, baby. E pregate ogni divinità conosciuta affinché questo catorcio voli. Quale divinità conosciuta? Che dice? Siamo pronti, signore. In caso di depressurizzazione, mettete la maschera sul viso per nascondere l'espressione terrorizzata agli altri passeggeri. Mi scusi, signorina, ma queste non dovrebbero essere attaccate al sedile? No, signore. Ok, ragazzi, lanciare! Hey. Lanciare! 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 Andremo a mangiare dell'ananas, mia piccola testolina pippiolina. Skipper, guarda! Analisi. Sembra una lampadina incandescenza che segnala qualcosa di insolito, come un malfunzionamento. La trovo bellina e vagamente ipnotica. Anche questo, signore. Bene. Rico, il manuale. Problema risolto. Signore, siamo senza carburante. Cosa te lo fa pensare? Si è spento il motore 1. E il motore 2 non è più avvolto dalle fiamme. Cinture, ragazzi. Non guardare, pupa. Potrebbe mettersi male. Attenzione, qui è il comandante che vi parla. Ho una notizia buona e una cattiva. La buona notizia è che stiamo per atterrare. Quella cattiva è che sarà un atterraggio di fortuna. Santo cielo, bambola, stai tremando come una foglia. Rico, ti sei divertito abbastanza? Tiralo su. Giù il carrello. Piano adesso, come se volessi baciare la terra. Un bacetto, una beccatina, come se baciassi tua sorella. Ho detto un bacio! E ora un po' di freno, solo un tocco, un sospiro. Credo che sia scatto matto. Pronti per l'atterraggio d'emergenza. Flap, aprire! Solo due passeggeri mancano all'appello, Skipper. È un numero che mi sta bene. Ottimo atterraggio, ragazzi. Chi ha detto che i pinguini non sanno volare? Lo vedi? Ehi, voi, batti il 5. Che avete da festeggiare? Guardate l'aeroplano. Lo aggiusteremo. Aggiustarlo? Come fate ad aggiustarlo? Olio di gomito e un bel po' di nastro isolante. Dovremmo essere in grado di ripartire tra, diciamo, 6-9 mesi. 69 mesi? No, da 6 a 9 mesi. Kowalski, io dico di usare questo problema a nostro vantaggio. Come fai a... Da dove l'hai tirato fuori quel numero, Voglio che riconfiguri l'assetto. Ah, bene, fantastico. Quindi inizia a riconfigurare. Come l'hai fatta quella stima? Tu, bel faccino, scava una latrina con i tuoi amici. Magari trovate dell'acqua. Un momento, aspetta un secondo. Chi ti ha nominato re del disastro aereo? Scusami? Bene. Comanda tu, allora. Aggiusta tu l'aeroplano. Chi ti dà l'autorizzazione a darmi il comando? D'accordo. Allora resto io al comando. Già, esatto. Ci resti tu al comando. E tu e i tuoi amici sovversivi stateci fuori dai piedi. Hai capito al volo, ma solo perché l'ho deciso io. Buon per te. Già, e sai che c'è? La discussione non è finita. Mammiferi evoluti, voi restate con noi. Ci servirà la vostra corteccia frontale e i pollici opponibili. L'operazione Spennaturisti è iniziata. Oh, mi piace il nome, è davvero forte. Funziona a più livelli, signore. Ragazzi, siete un branco di ruffiani. Anche questo è vero. Assolutamente. Affermativo. In posizione. Fase 1, via. Che cosa ho fatto? Avanti, dai, a bocca. Che cosa è successo? Cosa c'è? È morto. Oh. Fase 2, via, via, via! Gli darò il bacio della vita. Oh. Rico? Rico! Retromarcia! Dai gas! Musica! Fermi! 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 Tornate indietro! Cosa sono queste scemenze con rock and roll? È morta? No! Oi!
Razza di tempesti! Skipper, abbiamo tutti i pezzi. Ma siamo leggermente in ritardo sul programma. Quanto leggermente? 6-9 anni. 69 anni? No, da 6 a 9 anni. Soldato, dove sono finiti i nostri pollici? Sono spariti da ieri, signore. Ah, accidenti a Darwin! Nessuno può sparire sotto il mio comando. Soldato, tu vieni con me. Rico, tu vieni con me. Li sbatteremo davanti a una corte marziale. Non sarà necessario. Siamo riusciti a reclutare qualche altro pollice, Skipper. Non ci posso credere. No, ne dubito. Basta zompettare, mettiamoci al lavoro. Ci divideremo in tre gruppi. Gruppo Alpha, voi fabbricherete lamiere. Gruppo Bronson, a voi l'assemblaggio. Gruppo Peppard, ai servizi di servizio. Qualche domanda? Bene, mettiamoci al lavoro. Meriteresti un bacio, uomo scimmia. D'accordo, ma sei davvero orrendo. Sembra magnifico, Kowalski, ma... può volare? Sì, se lo pieghiamo qui, qui e qui. Carino. L'aeroplano non verrà aggiustato finché non ci verrà accordato quanto richiesto. Allora, il congedo per maternità. Congedo per maternità? Siete tutti maschi. Senti, quell'aereo serve per una missione di salvataggio. Non ci posso fare niente finché non scardiniamo il sindacato. Io scardino i connotati a tutte e due se non fate partire subito quell'aereo. Non lo vedi che con questi sovversivi mi trovo con le mani legate? Niente congedo. Forse qualcuno non vorrebbe che queste venissero sparpagliate per la savana. Mm? D'accordo. Avrete il congedo per maternità.